C'è stata proprio recentemente un'inchiesta di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera che partiva proprio dall'Alcoa e dove ovviamente, legata all'Alcoa, ricordava i fanghi rossi, dove dava dei numeri che sono assolutamente spaventosi, dove ricorda che il raddoppio della vasca dei fanghi rossi diventerebbe vasta come 246 campi di calcio e alta come un palazzo di 15 piani. E se andate a chiedere non solo agli operai dell'Alcoa, ma agli amici degli amici degli operai dell'Alcoa, un po' come l'azienda che produce bombe a Dubrovnova, vi dicono tutti: sì, mia sorella ha un tumore, anch'io forse un tumore, ma il lavoro è più importante. La dottoressa Zucchetti. Sì, su Claudia Zucchetti. Claudia Zucchetti. Ma io vorrei parlare anche come medico ISDE, Medici per l'Ambiente, che è da tanti anni che ci occupiamo dello stato di salute dell'ambiente sardo e delle nostre popolazioni. E per come stanno le cose oggi dovremmo dire, affermare candidamente che tutto il modello di sviluppo che è stato importato e imposto nella realtà sarda negli ultimi 55-60 anni è stato decisamente fallimentare. Oggi noi siamo più poveri di prima e più ammalati, con un territorio che è nettamente consumato e con un ambiente che è decisamente inquinato. Questi sono i dati comunque supportati da una ricerca scientifica seria che c'è stata in tutti questi anni. Per cui oggi ci chiediamo in quale direzione ci vogliono portare. Da metà anni 60 si parlava già di pianificazione ambientale, scrivevano libri, se ne parlava, poi in nome dello stesso sviluppo sostenibile che ha subito una grossa metamorfosi, cammin facendo, in nome di tutti questi, per come pure costruiamo a misura d'uomo, tutte queste banalità che poi in definitiva hanno portato a una forte distruzione del nostro patrimonio più ricco, che è l'ambiente e il nostro territorio. È stato lo Stato italiano a dichiarare la grande mortalità che c'è stata in Sardegna e l'esposizione di un sardo su tre al rischio di patologia legate proprio ad agenti inquinanti. L'hanno detto anche prima, sono stati individuati due SIN, siti di interesse nazionale per le bonifiche, uno zona Porto Torres e l'altro parte da San Rocco, e non è solo Saras, attenzione, c'è Saras, tutto il polo industriale, e c'è l'inceneritore, e poi c'è tutta le aree militarizzate, ci spingiamo sino alle porte dell'Oristanese. Quindi vuol dire che nelle nostre famiglie dobbiamo fare i conti a chi tocca, è drammatico questo, sembra anche cinico, ma così è. E quando noi parliamo di tumori parliamo di un qualcosa che ci spaventa molto, trascurando una serie di patologie che sono altrettanto gravi e che passano più inosservate, che sono tutte le malattie cardiocircolatorie, si muore più facilmente di infarti, di patologie vascolari, ci sono tutte le endocrinopatie che stanno galoppando. Fra l'altro nella zona dell'Iglesiente qualche anno fa è stata fatta un'indagine di laboratorio su 100 bambini, quindi parliamo dell'età pediatrica che purtroppo è trascurata, molto trascurata. 40 bambini su 100 avevano delle anomalie tiroidee. Ma non è fantasia, perché poi c'è stata una circolare dell'ASL dove si invitava la popolazione a differenziare i prodotti agricoli locali da quelli importati.
consigliando di non somministrare i prodotti locali ai bambini di età inferiore ai 7 anni. Allora, queste sono delle cose, dei dati da brivido, solo che non ci, non ci pensiamo più, perché il nostro popolo non può essere trasferito in mare, in un'altra area del globo, perché di questo si tratterebbe. Quindi o qui si pone fine a questo scempio, che vuol dire che bisogna fare delle scelte politiche serie, qui va programmata la vita della Sardegna per il futuro, che tipo di sviluppo? Già il termine mi fa paura, perché quando si parla di sviluppo si parla, per il senso che ha acquisito nel tempo e anche di sostenibilità, che c'è stato un grosso abuso in questi termini, ci porta alla al consumo del territorio, al consumo dell'ambiente e delle nostre risorse, che sono patrimonio che non si può più riprodurre. Quindi qui dobbiamo fare i calcoli. Una nota non trascurabile è il fatto che è lo spopolamento. Si parla in modo molto generico di spopolamento, però 304 comuni su 377 comuni sardi, cioè vantano un indice di mortalità nettamente superiore alle nascite. Questo ci dice che il popolo sardo sta defungendo sotto gli occhi assolutamente impassibili di una classe politica che sino ad oggi non ha saputo scegliere per il bene di una terra così preziosa. Rispetto all'urbanizzazione, io credo che in tutti gli anni dell'autonomia, anche circa 70 anni di autonomia, la conquista più grossa fatta dalla nostra classe politica è la bellissima legge Salvacosta. Quella andava perfezionata, limata, aggiustata, ma quella è stato uno strumento straordinario che è stato messo in discussione nella scorsa legislatura dal centrodestra e da una parte del centrosinistra. È caduta la giunta. Poi attualmente il paradosso è che la distruzione di quella legge parte dalla fonte che in fondo l'ha creata, per cui siamo in una situazione assolutamente delicata. Addirittura hanno studiato degli escamotage molto furbi, che pur di costruire ad ogni costo si sono inventati i campi da golf. Io ero in consiglio allora e feci una grande battaglia contro, perché in un momento in cui a livello internazionale il golf era in crisi, una marea di campi da golf ormai in stato di abbandono ovunque, in Sardegna ne propongono 23 o 24, proposta dei riformatori. Cosa vuol dire campo da golf? Non sulle pendici del Gennargentu, per carità, ma tutti rigorosamente in costa. Che significava dare l'opportunità alla speculazione dell'edilizia di costruire laddove la legge salvacosta lo impediva. Da un punto di vista della salute, cioè la cementificazione si aggiunge al disastro creato dall'inquinamento di tutti questi anni di tipo industriale, militare e così via, ma si pone il problema che fertilizzanti, erbicidi, e il consumo d'acqua, fra l'altro qualcuno, forse il geologo, ne ha parlato molto bene, come poi avviene la salina, non so come si chiami, dei corsi d'acqua normale, perché poi alla fine viene filtrata dal mare, che vuol dire una tragedia per tutte le nostre collettività. È stato appurato proprio dagli studi ISDE i danni poi e l'incidenza che c'è anche di SLA, ad esempio, legata all'uso di questi fertilizzanti. Quindi un problema che noi ci poniamo è dove vogliamo andare, dove ci vogliono portare, o forse ci vogliono davvero estinguere. Grazie.